E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a parlare di tutte le novità del nuovo iOS 16.1 Beta 4 rilasciato proprio ieri sera da Apple, ma andiamo a scoprire cosa c'è di nuovo. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram a Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo ragazzi, ovvero iOS 16.1 Beta 4. Andremo a scoprire tutte le novità che ha presentato Apple proprio ieri sera, però volevo fare una precisazione. Molti di voi mi chiedono spesso quando arriverà la percentuale batteria sugli iPhone 11, XR, iPhone 12 mini e 13 mini. Ragazzi, vi ricordo che è questo l'aggiornamento che conterrà questa novità. Attualmente sono già arrivati iOS 16.0.1 e .2 che ovviamente non portano questa novità, sarà una novità esclusiva proprio di questa versione in beta che ricordo arriverà a fine ottobre, inizio novembre. Mi raccomando, non chiedetelo sempre perché è molto semplice ragazzi, sono due versioni separate, anzi sono diverse versioni separate, in questo caso iOS 16.1 e poi le restanti correzioni della 16.0.2 e prossimamente .3, ma non mi dilungo troppo e andiamo a vedere tutte le novità. Benvenuto, prima di iniziare ti ricordo di scaricare iApp Zain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple, ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad, ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Mi raccomando, sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. Allora, iniziamo intanto con la nuova build che è la versione alfanumerica 20B5064C che ovviamente si differenzia rispetto alla versione precedente. Vi parlerò anche della durata batteria fra poco e andiamo a parlare intanto del single core e multicore del processore che hanno un leggero depotenziamento, quindi le prestazioni sono leggermente diminuite in questa versione beta, mentre il processore grafico, ovvero la GPU, anche in questo caso ha un decremento di prestazioni. Lo dicevo proprio qualche settimana fa, io preferirei avere un depotenziamento delle prestazioni perché ormai siamo a livelli veramente incredibili, super fluidi, super prestanti, a favore di una maggiore durata batteria. E piccolo spoiler, forse è così, Il software, poi vi dico che su iPhone 14 Pro Max pesa solamente 672,4 MB. Ovviamente non reinstalla tutto il software, anche perché è un'aggiunta rispetto alla versione beta 3. Ed iniziamo con le vere e proprie novità, ragazzi. Infatti andiamo direttamente su iPhone 14 Pro Max perché questo nuovo aggiornamento con la Dynamic Island aggiunge una piccola novità che purtroppo però attualmente su questa versione si bugga, non tutti riescono a visualizzarla, però intanto ve la mostro in questo screen, ovvero quando utilizziamo uno sfondo scuro e ovviamente c'è la Dynamic Island attiva, la Dynamic Island sparisce totalmente perché nero su nero ovviamente non viene mostrata, ma in questo caso Apple permetterà di separare la Dynamic Island con un piccolo bordino che tende al bianco sporco sul grigino, selezionando proprio bordando la Dynamic Island in modo tale che sia visibile in ogni schermata. Io ho provato a fare questa cosa, solo che non funziona bene. L'unica cosa che viene visualizzata è una sorta di bug che quando blocchiamo e sblocchiamo il dispositivo mostra appunto il nuovo bordino, però sugli sfondi totalmente neri a me non si attiva sempre, cioè forse sicuramente con la beta 5 correggeranno, infatti ripeto, uscirà iOS 16.1 molto probabilmente a novembre, quindi ancora c'è tempo per riparare a questi errori. Poi, altra novità, Apple ha risolto il famoso bug su iOS 16 e su tutte le altre versioni disponibili che riguardava appunto l'animazione del widget musica. In sostanza le animazioni delle illustrazioni di ogni singolo album non si avviavano e quindi c'era questo problema che l'animazione si buggava, eccetera, eccetera. Apple ha risolto questo problema, tra l'altro molto fastidioso. Quando noi abilitavamo l'app musica con il widget, ad esempio collegando via Bluetooth con le nostre automobili, si buggava proprio l'app e non partiva addirittura la musica certe volte, quindi una correzione necessaria. Che poi io mi chiedo sempre come fanno delle funzioni che
vanno da sempre a non andare più in aggiornamenti successivi. E se tu non tocchi quella parte del codice, ad esempio, che ne so, in questo caso dell'animazione del widget, perché poi in un altro aggiornamento si sfascia da solo? Ma che... La complessità del mondo degli sviluppatori. Ed ultima novità, ma non meno importante, anzi forse una pecca, ragazzi, veramente una pecca: Apple rimuove la trasparenza adattiva, o adaptive transparency, come dice Apple, delle nuove AirPods Pro 2. Non sappiamo perché, l'unica spiegazione è che questa funzione non ha mai realmente funzionato su questo nuovo prodotto, perché al momento c'è un bug e quindi Apple ha preferito rimuovere l'intera funzione e lavorarci ovviamente in separata sede per poi reinserirla, reintrodurla su una successiva versione beta, quindi al momento è stata rimossa e quindi non è presente. Ora ragazzi, andiamo a parlare finalmente di durata batteria. Ho conservato diversi screen, ovviamente della beta 3, non della beta 4, poi vi darò i miei pareri su questa beta 4, ma intanto, dato che è cambiata la versione beta, parliamo, lo sto cercando nel frattempo, della beta 3. Diciamo che c'è stato un miglioramento con iOS 16.1, soprattutto con la versione 3 e sembra proprio anche con la versione 4. La durata batteria è stata obiettivamente incrementata e, ripeto, a favore di un depotenziamento delle prestazioni. Dico a favore perché, fidatevi, non me ne deve fregare niente che iPhone ha dei punti in meno per quanto riguarda gli score del single core, multicore, eccetera, anche perché non cambia nulla, cioè le prestazioni sono così alte che neanche notate. Cioè, potrebbero mancare, vi giuro, anche 1000 punti nel single core e 1000 punti nel multicore, ormai non lo vedreste più perché la velocità è così incredibile che non lo notiamo praticamente. Comunque, dicevo, parliamo della durata batteria, ce l'ho proprio qui, voi lo visualizzerete in questo momento. Io ho fatto un massimo di 8 ore 20 minuti di schermo acceso, con schermo inattivo 9 minuti. Questo vuol dire, ragazzi, che ho sfruttato tantissimo il dispositivo, tantissimo come mio solito, ed infatti ora vi farò vedere le applicazioni che ho utilizzato. E rispetto ad iPhone 13 Pro Max dello scorso anno, con lo stesso aggiornamento, perché ho anche il 13 Pro Max stesso aggiornamento, riesco a fare nettamente di più. Con il 13 Pro Max faccio più o meno 6-7 ore, dipende da che applicazioni utilizzo, qui riesco a sforare addirittura le 8 ore. E andiamo a vedere le applicazioni: ho consumato il 28% solo con WhatsApp, videochiamate, messaggi a profusione, Instagram rispondendo a vostre domande, eccetera eccetera, 17%, poi ho giocato parecchio anche, 13%, TikTok 12% e poi telefono con il 6%. C'è anche Telegram, schermata home, Pokémon Go, Clash, cioè ho cercato di sforzare il processore ovviamente come per ogni test e prova, e posso dirvi, ragazzi, che al momento, ripeto, al momento, questo nuovo iOS 16.1 incrementa le prestazioni batteria su iPhone 13 Pro Max e anche su 14 Pro Max, che sono gli iPhone che ho utilizzato per questi test. Nulla toglie che questa novità, tra virgolette, venga spostata anche su altri dispositivi. Ovviamente effettueremo altri test e ci vediamo sicuramente settimana prossima per scoprire se effettivamente questo nuovo aggiornamento avrà un incremento di prestazioni batteria su tutti gli iPhone compatibili con iOS 16. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento ed ovviamente lasciate un commento e un like per dare il vostro parere. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net, e ciao!
Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie a ThePaulZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.